Sì, scusatemi, poi un'altra cosa. Quando finisce la puntata non salite sul palco perché è veramente pericoloso. Perché ha un carico che non può reggervi tutti quanti. Quindi sappiate che Angelo poi fa gli autografi a tutti i bambini, a tutti, lui si ferma dopo, quindi non c'è bisogno di salire sul palco. Buonasera a tutti, grazie. Ciao a tutti, eccoci qui sempre da Martina Franca. Grazie. Questa sera la temperatura è un pochino più fresca delle altre, ma ho scelto la t-shirt sotto e ho fatto veramente. E ho avuto una buonissima idea. Ecco, queste sono le buone della t-shirt quando ci sono 13 gradi. Non è di questo che dobbiamo parlare, perché siamo qui per cantare, perché questo è karaoke, perché abbiamo una pagina Facebook dove voi potete scrivere, mentre quello del bar, le foto che fate qua, anche i video, va bene tutto. Dicevo, siamo qui per cantare, iniziamo subito con... Facciamoci sentire, ragazzi. Ciao. Buonasera, Martina. Buonasera. Guarda, io e la tua t-shirt facciamo Jean-Claude Van Damme. Allora, umorismo, becero, chiedo scusa, ma va bene così. Tu sei fidanzata? No. Ho un fidanzato. Fate voi, cosa deve fare? Canta anche, canta. Cosa cantiamo? Ragazzi, canta like a virgin. Musica, partiamo subito. Allora, mentre ti vedevano qua sotto, gli amici dicevano una barzelletta. Mi raccomando, sono i bambini. E quindi è finita così l'immersione? No! Poi nuoto che ti nuota, sono andata a spattare contro un altro sommergibile, sì! Però questa volta era un sommergibile russo, sì! Come hai fatto a capire la russa? E faccio, quelli sommergibili c'erano un blocco, e quelli hanno fatto da svidania! E vabbè, se non fanno da svidania, è giusto, quelli sono russi! E quindi è finita l'immersione? No! Però stavolta era un sommergibile niente poco di meno che dell'arma dei carabinieri italiani. Scusi collega, come hai fatto a capire che il sommergibile era dei carabinieri? E faccio, quel sommergibile c'è uno blocco, io ho bussato, e quello l'ho aperto. Allora adesso io vi presento, andiamo avanti un attimino, dopo vado su e facciamo altre cose. Come sono andate le ragazze? Molto bravo. Fantastico. Raccontami il titolo della canzone. Sì, signori, sì. Signori, per voi raccontami. E lascia. Di Renga. Di Renga. Ah, la canzone di Francesco Renga, raccontami. Signore e signori, si canta la canzone di Francesco Renga, raccontami. Grazie.
Funicular, 28 microfoni. È il momento di salutare la radio che ci accompagna in questo viaggio. Vi ricordo ogni giorno, voi ascoltatori di R101 potete scegliere una canzone. La canzone che avete scelto oggi è Ricordati di me, di Antonello Venditti. Dovrò anche ritrovare qualche signora adesso. Ma capito, ma qua davanti le famiglie. Ma ci sono. Sì, adesso vediamo. Francesco ad esempio è un personaggio. No, aspetta un attimo, fammi vedere un po'. Domani, ve lo ripeto, alle... cioè venite, non lasciatemi qua da solo perché vi picco al Lampione, saluto anche gli scrivesi là sopra. Lassù deve far molto freddo. Sei vestita come uno di South Park. Allora,